Vivo e vegeto. No, vivo e vegeto, perché da noi, anzi, lo facciamo per allungare proprio. Ma tanto per abbreviare il coccodrillo. Puoi anche prendere spunto da qui, eh? Non c'è bisogno manco degli. Vabbè, per riassumere un attimino. Ma lui va a braccio. Scusa, Paolo, il coccodrillo della persona importantissima di Ruggero Pegna che c'ho di fronte a me. Sì, raccontami di lui. Raccontami, non mi dare giudizi. Raccontami di lui. Ma che coccodrillo è? Ma che così in linea di massa. È uno dei migliori coccodrilli al mondo che possiamo. Capito, ma lì, ma nel, ma nel senso che gli dico, poi arriva il difficile, il primo coccodrillo, è il primo coccodrillo, lo devi spiegare su qualunque attività che ha fatto, come industriale, come di tutto, no, però imprenditore, chiamiamolo imprenditoriale, d'accordo, è stato numero uno su tutto, come televisione, come giornalista, scrive dei libri, come Ruggero Pegna, il cacciatore di meduse, che è l'ultimo libro, mi pare, che mi ha detto che ha fatto questo, che lo prenderanno tutti perché è importantissimo. Ci sono cose che un essere umano, non tutti possono fare quello che sta facendo per la nostra bella terra di Calabria, per farla conoscere al mondo intero, anche oltre, oltre andare forse anche su Marte. Qualche altra cosa della sua vita? Paolo, fammi qualche altra cosa della sua vita? Della sua vita io conosco tramite di quel poco giornale che ti sei iscritto parecchi anni or sono, che anche nella provincia di Reggio Calabria ha dato una mano alla provincia di Reggio per farla migliorare. Che c'è tra voi? Per le sue cose che ha fatto, anche la Calabria intera, anche come sportivo. Ma tu l'avevi iscritto? No, come sportivo non, non è che pratica sport. No, non hai fatto l'arbitro. Come non ha fatto l'arbitro? Hai detto di aver fatto ma queste qua sono una cosa bella. Allora, siamo usciti dal mio coccodrillo. Siamo usciti dal suo coccodrillo. Che adesso gli darò io la ricetta per il coccodrillo. Vabbè, ma qualche dato sulla sua, cioè per riassumere. E loro debbono assumere. Aspetta un pochino, allora vediamo un pochino. Ma che cosa veloce, no? Fammi venire, no? Lo devo. No, perché l'arbitro non l'ha qua. Mi incuriosisce. Ha detto di aver fatto l'arbitro. È uscita questa notte. Allora, sappiamo di Ruggero Pegna che è nato a Nicastro il 9 ottobre del 62. Quindi che ha al momento del coccodrillo 112 anni. Esatto, che ha momento in cui lo trasmetteremo. Ha sposato ed ha una bellissima bimba che io chiedo in questo momento che nome porta la bambina. Porta il nome di Elisa. Elisa. Adesso non devi fare più domande, adesso devi solo riassumere. Scelto dal papà. Elisa, scelto dal papà, ti ha dato il nome di Elisa, che deve vivere 120 anni con felicità fino all'eternità, però vicino a mamma Natuzza. Era il coccodrillo. Cosa, perché tuo papà è stato salvato con le preghiere di mamma Natuzza. E mi fa onore dirlo alla mia gente terra di Calabria e in tutto il mondo, perché mamma Natuzza deve essere beata e poi santa. D'accordo? Perfetto, perfetto. Non bisogna ortocolare nulla. Però non divaghiamo, Nicola, se no andiamo fuori dalla trasmissione. Nicola, andiamo fuori. Qualche altro dato di Ruggero? Dare la volontà al nostro, a sua eccellenza Renzi. Un'altra volta, che ci siamo. Ma la facciamo fuori trasmissione. Noi abbiamo Nicola, fuori dalla trasmissione. È un messaggio che lui inserisce. È un messaggio che in questo momento bisogna darlo. Va bene. E io me lo danno a tutti queste spinte. Va bene, però dimmi qualche altra cosa di Ruggero per chiudere. Per chiudere. No, non leggere. Ci sono tante cose che abbiamo qua per prodotti di grande vento. È un ingegnere, ha fatto l'elementare. meno male. Logicamente eravate in ingegneria. Poi ha fatto delle produzioni di grandi eventi. Dunque, aspetta. Volevo andare da piccolo a fare astronauta per andare forse su Marte, su Giove, che ancora non siamo arrivati, siamo arrivati sulla Luna, su Marte. Non divaghiamo! Ancora non hanno trovato l'acqua per poter vivere lì sopra. Dobbiamo cercheremo di vedere queste cose. Aveva avuto anche l'intenzione benissimo qua il signor Pegna, perché aveva scelto. Poi mi dice dove hai letto l'arbitro. Sicuramente col suo aiuto eravamo già su Giove. Ha portato la Calabria molto avanti con le sue cose, appassionato di musica. Ha fatto la sua vita la musica. Ha fatto radio, una radiocronista. Qua vedi che l'ha scritto, quindi è giusto quello che ho detto prima. No, radio non l'arbitro, sì, ecco, si è un po' confuso. Caro Paolo, vedi che ti sei dimenticato. Io l'ho scritto. Io? Messo a Milano. No, a Milano, lui è A Milano, aspetta un pochino. E in Radio Lombardia inventò. Inventò un finale interesse, dunque
di una partita della Juventus che in quell'occasione, avanti, in quell'occasione la Juventus ha vinto, anche se io non sono juventino, non ci interessa, andiamo avanti. Vuole dunque l'attuale attività, concerto vocale col botto a Catanzaro, 35 anni di attività che non è di tutti, bisogna avere capacità, bisogna avere serietà, onestà. E ma non si può fare un coccodrillo andare, così. Andare avanti, il coccodrillo te lo darò a te fra poco. Vabbè, dunque, qualche altra cosa, in velocità. Diciamo di interi con me, concerti per la Calabria in tutto il mondo. Diciamo che gli appunti poi, gli appunti poi devono essere. Attività grazie a suo padre e a suo cugino che hanno dato una spinta all'inizio per poter, diciamo così, ingrandire e ripartire. E come gli ha dati i finanziamenti per poi diciamo scassare nella vita sua, perché esatto, perché poi è importante, e ci è riuscito. Bravo. E poi il primo evento, la fama che non mi aspettavo, cioè con questo aiuto dei suoi genitori, del suo cugino, ha fatto, diciamo così, è andato proprio in cielo, perché le cose sono andate benissimo, che lui nemmeno si aspettava. Vabbè. Più al mondo detesta l'invidia. Dice che detesta l'invidia, al riguardo abbiamo qualche pillola pure per l'invidia. La Calabria è una regione molto bella. La Calabria, questo ho capito, Calabria, vai avanti Nicola, la dobbiamo Calabria, chiudere. Dovete sapere, è una regione la più bella dell'Italia. Vabbè, e quindi avanti abbiamo con Ruggero. Monti, abbiamo mare e colline, laghi e tutto. Aria, ossigeno, tutto. E tramonti invidiabili. Non abbiamo i soldi, ma abbiamo il tramonto e il sole. Mi chiudi questa cosa di Ruggero? Abbiamo 50-45 gradi. Poi mi chiudi questa cosa di Ruggero? No, deve aspettare. No, no, perché non ho più tempo. Se no taglio e poi non è. La musica, vita e attività, molta attività turistica, spettacolo, piace tutto. Non c'è nulla da togliere. È stato fatto Mondovisione a Reggio Calabria, Radio 2 di Gianni, con Gianni Boccompagni. Dunque vediamo un pochino. C'è un po' di. È una serata indimenticabile a Gioia Tauro con Vasco Rossi e i più cantanti, diciamo, che rimarranno nella storia d'Italia. Beh. Tanti auguri, signore Pegna. Perché io sono rimasto, già conoscevo qualche cosa, ma nel vederlo da vicino e guardare la sua faccia, che è un'espressione meravigliosa, un uomo buono. C'è il momento finale. Questo è il momento finale. Sei anche commosso, eh? Sei c'è anche un po' di confusione in tutte le cose che sono state. Ma ci sta, perché abbiamo fatto in fretta. Perché dico sempre quelle cose. Ma Maratuzza, lei ha dato la vita. E a me mi ha dato il coraggio di andare avanti per portare Mamma Natuccia al giusto posto. Benissimo. Beata e poi santa. Benissimo. Benissimo. Allora, con l'aiuto di Papa Francesco, unico Papa che deve rimanere nella storia. E allora, proseguiamo. Nicola, proseguiamo, dobbiamo chiudere la trasmissione. Poi, abbiamo fatto il tuo coccodrillo, non so se è uscito adesso, bene, ma comunque adesso, che abbiamo in redazione. Adesso prendi la, anche perché non è finita la trasmissione, scusami. L'ultima cosa. Guardiamo questo, cos'è? Questa è la sorpresa. Non cos'è che la sorpresa, scusate, la telecamera ogni tanto, entro in camera così. La devo prendere con calma perché non. Ah, ecco. No, non lascio, okay. Perché non lo toccare. Un tesco, questo è pericoloso se lo tocco tu, lo devo toccare. Ma quanta roba c'è? Lo devo toccare Nicola Corrà. Vabbè, questo non sta. E allora. Vedi, questo cos'è? Una specie di corna? Corna e corna e cornetti. Allora, anche perché abbiamo portato? Sono veri? No, non sono, sì, veri. No, sono veri. Questi sono veri. Poi, io sono un consumatore. Di che cosa? Adesso forse ci serviranno per. Allora, questo lo sai perché mettiamo questo? Questo funziona, no, Nicola? È proprio avanti. Questi sono corni plastificati. Poi c'è un altro corno. Che c'ha il brillantino, vedi, c'è anche perché i cornuti che hanno i brillanti, per farsi vedere, no? Questo è uno dei corni, diciamo, ma siccome siamo tutti brava gente, cornuti si dice per un modo di dire, per scherzare. Questi sono cornuti con brillanti.
Vabbè. Sai perché ti chiediamo questo? Perché vorremmo sapere, chiaramente nel 2070, questo pure ce l'ha detto. Un attimo. Fammi fare quattro conti. No, 2070 ci potrebbe ancora stare. Ci potrei ancora stare. 2150. Al 2070 avrei 108 anni, ci potrei ancora stare. Vabbè, no, facciamo 2150. Dopo aver visto poi lo diciamo quello del dopo aver visto tutte queste. Il numero zero e quindi siamo poi preparati. Gioielli di peperoncino che l'abbiamo. Non ho più tempo. Non ho più tempo. Che è uno dei migliori sia, Nicola, non ho sia tropea che a diamante. Diamo per quelle che ci invidiano, ci vogliono male, non un augurio per fare questa fine, ma poi gli aggiungo qualche altra cosa. Ecco la fine. Vabbè, ecco questo. Allora, tutto questo serve per scongiurare qualsiasi cosa. Noi vogliamo chiederti l'epitaffio eventuale, cosa scrivere. Mi fido del signor Currà che saprà fare la sintesi di quello che abbiamo detto. Sulla lapide, no? Vuota. Sei sicuro? No, perché, per esempio, tanto per ricordare gli amici telespettatori, non so, parliamo di Franco Califano, no? Che è un cantante, ha fatto scrivere l'epitafio, l'ha scritta sulla lapide, ha fatto scrivere "Non è escluso il mio ritorno", no? Questa cosa simpatica ha fatto scrivere. Alcune persone invece hanno fatto scrivere "Non siate tristi, vi ho solo preceduto", alcuni hanno scritto. Tu, io mi fido di lui, perché facciamo fare cosa potremmo scrivere, cosa scriveresti tu sulla lapide e sull'epitaffio? Ma quale lapide? Lunga vita in eternità e che vada in paradiso per sempre, e perché più breve, vabbè, la cosa più bella che grazie Lucero e che prega per tutti, grazie. I modi per l'Italia che in questo momento è testa sotto. Allora grazie Lucero, io non so, però è chiaro che magari chiusa la telecamera tu poi mi chiami e mi dici Paolo quella cosa non va in onda, quindi me la devi dire alla telecamera. Spero per te che io non muoia nel giro di pochi giorni. Per carità, però mi devi dare di mamma Natuccia, vivremo 100 anni e lei. Mi devi dare l'autorizzazione, scusami. Autorizzo la messa in onda dell'intervista con l'interpretazione del cosiddetto coccodrillo realizzato in pura forma goliardica, che non ha inteso offendere nessuno, ma anzi evidenziare la storia professionale, politica ed umana dell'intervista, della tua intervista. Come se parlassi tu. Aspetta, no, prometto di non intralciare in nessun modo il futuro dei conduttori con il loro coccodrillo, né avvisando i colleghi, vabbè questo magari per i politici, né ponendosi di traverso nel futuro televisivo in Sky, Rai e Mediaset di Currà e Giura, casomai poi tu chiami, no, questi non li fa. Dica prometto e autorizzo. Allora, prometto ed autorizzo, però attenzione, no? Avete seguito il programma, quindi guardatevi bene da questi due se dovesse accadermi qualcosa. Scusa, contro iettatura. Chiedo scusa signor Pegna, che impressione vi ho fatto io? Beh, una splendida impressione, però per pronunciarmi in modo più ragionato aspetterei qualche mese. Chiudiamo qui, noi portiamo fortuna perché abbiamo l'antiiettatura di Nicola, sì, che funziona. Che io la faccio vedere. No, l'abbiamo già fatto vedere. Grazie Lucero Pegna, lunga vita. A tutti, a tutti.